Sesso, droga e rock and roll. Già perché, allora, poco tempo fa avevo recensito questo numero speciale, numero pilota, chiamiamolo come vogliamo, ed era già fantastico. Ora è uscito il numero uno di quello che si pensa diventerà veramente una rivista di riferimento. Lo è già, a dire il vero. Perché lo recensisco? Perché secondo me è proprio quello che ti serviva. Allora, perché sesso, droga e rock and roll? Beh, semplicissima la cosa. Sesso, beh, perché ovviamente vi consiglio di andare a leggere perché è molto meglio di uno starter del 1988. Droga, beh, droga perché la passione è droga e lo sapete benissimo che questi ferri al silicio sono per noi droga. E rock and roll perché rock and roll nel 55 è nato come, diciamo, musica un po' di cambiamento, di rivoluzione, e il nostro settore negli anni 70 e 80 sono stati di fatto un momento di rivoluzione e di cambiamento nel settore, diciamo, in realtà in tutti i settori. Quindi rock and roll ci sta, sesso ci sta e la droga anche. Sana droga, ovviamente. Bene, andatelo a prendere, recuperatelo, trovatelo, non lo so, fate quel che volete. Ma dovete leggerlo. Anche questo, 3 sere veloci, un'ora e mezza a sera, diciamo 6 ore alla grande in tutto, e l'ho uploadato, uploadato nella mia testa. Fantastico, fantastico. E poi vi dico una cosa bella, secondo me, che è un valore aggiunto. Spesso quando si leggono i giornali, non c'è mai qualcuno con cui, diciamo, interagire per chiedere spiegazioni o meno. Invece, tutti loro si ritrovano, non appena viene pubblicata la rivista, in una call, diciamo, aperta, in una chat, insomma, su YouTube, in un live, orchestra, e si discute, si fanno domande, si hanno risposte, e c'è proprio un confronto diretto con gli autori. Quindi, secondo me, un'apertura mentale fantastica, perché oggigiorno è giusto avere risposte in real time. Quindi, sesso, droga, rock and roll, alzatevi, andate in edicola, prendetelo e godetevelo. Ciao a tutti. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale Retro Computing Nord-Est. Premete sul simbolo della campanella per essere sempre aggiornati. E se vi è piaciuto, selezionate un bel mi piace. Grazie a tutti.